pensare a tutto il bene che mi hai fatto tu. E resta fermo qui, la tua dolce voce ascolta. Santo, giusto, fedele sempre sei. Io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Stare qui e pensare a tutto il bene che mi hai fatto tu. Voce ascolta, santo, giusto, fedele sempre sei, vero amico mio redentor. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei. Gesù, adoriamolo insieme. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, io ti adorerò per chi tu sei, Gesù. Occhi, alza le tue mani al cielo e di con me: Signore, io ti adorerò per chi tu sei. Io non ti adoro per quello che fai e quello che dai, Signore. Io ti ringrazio, ma ti adoro per chi tu sei. Sei il Signore della nostra vita, sei il Signore di ogni cosa, sei il grande io sono, e ti vogliamo adorare, Signore. Vogliamo adorare il tuo nome santo. Meraviglioso sei, Gesù. Voglio restare con te al mio fianco, dove il cielo è reale e la morte non c'è. Voglio sentire gli angeli cantare ad una voce, alleluia. Santo, santo, Dio potente,
offrirsi per noi, vedere un sasso che rivivere ancora, cantando a una voce, alleluia, santo, santo, Dio potente, grandioso. Nessun altro è come Lui, nessun altro è come Gesù. Oh, alleluia, 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 alleluia. Un grande io sono, Egli è degno.
dato la vittoria. Oh, in Lui siamo più che vincitori. Egli è degno. Adora il Signore, oh, parla con Lui di quanto lo ami, oh, di che nessuno è più grande di Lui, oh, Signore, ti adoriamo, ti esaltiamo, Gesù. Oh, ti inalziamo,
magnifico nome, incomparabile, che magnifico nome, il suo nome. Per averci più vicino, se sceso in terra, ci dividerà, che splendido nome, il nome di Gesù mio Re, che splendido nome, incomparabile, che splendido nome. Santo el tu nombre, mi
è il nome potente. Vi ad accomodarvi, è il nome di Gesù. Egli è potente per dare vita, egli è potente per spezzare ogni legame, egli è potente per dare conforto, egli è potente per dare giustizia. Per questo noi cantiamo grande sei tu. Prima di fare l'offerta vorrei chiedere se c'è un posto libero vicino a te, alzate la mano. Se hai un posto libero vicino dove sei seduto tu, se c'è un posto libero. Là c'è un posto libero, se accomodiamo qualcuno. Là sotto c'è un posto libero, gentilmente. Se accomodiamo anche là sotto. Sorella, c'è un altro posto libero là sotto. Qua c'è un altro posto libero. Se quanti siete lì in piedi, gentilmente accomodatevi, sedetevi. Adesso vogliamo raccogliere l'offerta. Noi ci autofinanziamo, quindi vogliamo pregare Dio che possa veramente benedire questa raccolta per il suo regno. Vogliamo ringraziarti dal profondo del nostro cuore. Tu sei un donatore allegro, noi questa sera nella libertà del tuo Santo Spirito vogliamo donare a te con gioia, una gioia che solo tu potevi dare ai nostri cuori, e ti ringraziamo e ti benediciamo. Santificala e benedicelo, Signore, nel nome di Gesù.
Amen. Di accomodarvi. Vorrei chiamare questi cari fratelli e sorelle che vengono avanti e loro stesse racconteranno come si sono incontrati con l'amore di Dio. La fede non si può imporre, è un'esperienza personale. Quindi, volete rimanere seduti là o volete venire? Andrea, come on. Fate spazio. Andiamo a fare un applauso di incoraggiamento. Dio vi benedica. Vieni davanti, fate più spazio. Merita, iniziamo con te? Ok. Pace a tutti, io sono la sorella Melita. È emozionante. Però cercheremo di andare avanti. Allora, la mia esperienza col Signore si può raccogliere in un verso di un canto che ho sentito qua in chiesa e che dice così: il Signore farà una strada dove via non c'è. Ho cercato sempre il Signore nella mia vita, però non l'avevo mai trovato finché non ho incontrato l'opera di Parola della Salvezza, il pastore Sfuria. Un'estate del 2012, mi ricordo, insomma, la mia vita non andava benissimo. Io mi ricordo che quella sera mi affacciai alla finestra e guardando il cielo disse: Signore, se tu veramente ci sei, ti devi fare trovare da me adesso, perché dopo sarà troppo tardi, forse dopo non ti cercherò più. Allora da allora il Signore si fece trovare da me. Mi ricordo che quell'estate frequentai il campeggio, che durante il campeggio il Signore toccò il mio cuore e io venni avanti. E da allora la mia vita è cambiata. Io mi ricordo che le mie sorelle mi dissero: chiedi al Signore qualcosa di impossibile, che Lui ti darà una prova della sua esistenza. Allora io mi ricordo che l'unica cosa che pensavo fosse impossibile era avere un lavoro. Io sono una precaria, ero una precaria da tantissimo tempo. E nelle mie graduatorie non c'erano posti. Scusate per tutte queste pause. Allora mi ricordo che cominciai a chiedere al Signore di passare di ruolo, perché ero praticamente precaria da tantissimo tempo ad inseguire l'ospezione di cattedra, poche ore nelle scuole peggiori. E quella appena tornata dal campeggio, nella mia graduatoria spuntò un posto inaspettato, perché le graduatorie non c'era un posto da almeno una decina d'anni. E quel giorno, diciamo che quell'estate invece spuntò questo posto. Io mi feci un sacco di illusioni, perché speravo di arrivarci, ma non ero la prima. Allora tutti mi dicevano: no, guarda, lascia perdere, perché prima di te c'è un'altra, perché lei ha tanto sperato in questa cattedra e quindi non credo che la lascerà a te. Io comunque quel giorno non mi arresi, durante il giorno che erano fissate le convocazioni andai, e quel giorno vidi la mia collega, quella che diciamo era prima di me, essere là. E pensai che praticamente
il posto era finito perché se c'era lei, invece lei venne per consegnare una rinuncia. Quando ho visto la mia collega consegnare la rinuncia, ho capito che il posto era mio. Ma la cosa incredibile di questa esperienza che ho avuto non è stata questa. Innanzitutto quel pomeriggio, mentre aspettavo che si esaurissero le chiamate, io ormai ero sicura che quella cattedra apparteneva a me, ma non riuscivo ad essere gioiosa per la cattedra. La domanda che mi facevo era: Signore, ma tu allora esisti veramente? Ma tu ci sei veramente? Quando a luna, mi ricordo che quella notte verso l'una meno un quarto passai di ruolo perché le chiamate erano tantissime e si fece tardissimo. Quando arrivai a scuola e mi presentai nel mio nuovo posto di lavoro, cominciai a vedere qualcosa che nell'orario non mi inquadrava, perché dovete sapere che una cattedra per un insegnante è fatta di 18 ore e io ne avevo solamente 12 e non mi spiegavo perché. Allora andai dal mio collega che si occupava dell'orario, e mi ricordo che gli dissi: guarda collega, forse c'è un errore, perché queste ore non mi risultano, io non capisco cosa è successo. E lui mi disse una frase che io non dimenticherò mai nella mia vita. Mi disse: collega, lassù qualcuno ti vuole bene. Perché questa cattedra in realtà non esiste, abbiamo sbagliato. E tu sei passata di ruolo in uno spezzone, non in una cattedra. Il Signore aveva fatto una via dove una via non c'era. E io spero che questa mia esperienza possa essere di incoraggiamento per tutti quelli che cercano un lavoro e che sono disperati. Non demordete, perché ricordatevi che il nostro Dio è il Dio dell'impossibile ed è un Dio che vuole bene a tutti, perché siamo tutti figli suoi. Gloria a Dio. Grazie, Dio ti benedica. Mario, metto: se non muoio adesso non muoio più, ma non morire stasera. Stasera vogliamo essere gioiosi. Gesù, dammi la forza di non svenire qua davanti a tutti. Mi sta sembrando che sono in un film. Niente, io non c'ho solo, posso dire solo una cosa. A tutti quelli che pensano di avere una famiglia perduta, rovinata, senza nessuna strada, non vi perdete, perché l'unica retta via, ve lo dico io di mia esperienza, pensavo che non esistesse più niente, ma l'unica strada, vi posso garantire, e vi ci metto pure la firma, che è Gesù. E vi parla una persona che è molto antica, perché la cosa più importante per me è la famiglia, i figli, la moglie, perché dopo di questo la vita diventa
secondo me è inutile. E io ringrazio Gesù per gli angeli che mi ha messo al mio fianco, anzi chiamo la mia matrina, che non lo so dove viene qua. Sì, perché oggi ti chiamo di tu. Sì. Anzi, oggi che sto diventando un figlio di Dio, a tutti quelli che li chiamavo di lei, ci proverò a chiamarli di tu, perché non è facile. Quindi parto da Paolo, da Paolo vecchio. Tutti quelli che mi conoscono e li chiamo di lei, oggi li chiamo a tutti di tu. E niente, questo Gesù mi ha messo quest'angelo a fianco, e Nicola, l'altro Nicola, Paolo, Modauto, alla pendola a pressione chiamata. E ringrazio anche mia moglie, che senza di lei penso che non ce l'avrei, mi stressa. Però le mogli, vi dico una cosa, sono assillanti, ma non vi preoccupate, perché Gesù vi darà la forza di sopportarle. E vi dico un'altra cosa, a tutti quegli uomini che sono stressati, nervosi dalla famiglia e tutto, quando litigate con la moglie, guardate i vostri figli, che i vostri figli vi danno la forza di volere bene e amare vostra moglie sempre di più. Perché dovete capire che se non era per vostra moglie non potevate avere i vostri figli. Quindi oggi vi dico che Gesù è grande, io ce l'ho fatta, e vi posso assicurare una cosa, che per strada dicevo tanto io non dico manco una parola, però non lo so che cosa mi sta dando la forza. E vi voglio dire un'altra cosa, e poi basta, chiudo. Un anno fa circa mia moglie si è battezzata, e il mio pastore Corrado mi invitò a battezzarmi, e io non mi sentivo pronto, cioè c'era qualcosa in me che mi diceva, tipo una vocina che mi diceva: no, ma tu ancora un neghiri, sei perso. Effettivamente ero perso prima. E quel giorno Corrado mi diceva: allora ti battezzi o non ti battezzi? E io ebbi il coraggio di dirgli di no. Io mi scuso con lui, però oggi mi sento sicuro, e un anno fa non ero sicuro. Quindi tutti quelli che pensano, come mi hanno detto a me, dice: vengo, mi faccio il bagno e me ne vado, non è così. Se non ci credete veramente, dovete crederci, e quando nella vita si tocca proprio a terra, si ci crede veramente. Io ho toccato a terra, oggi sto incominciando una nuova vita. Gloria a Dio, e vi voglio bene a tutti. Dio ti benedica. Davide. Pace a tutti. Per quanti non mi conoscono, io mi chiamo Davide Marchese, e da circa 3 anni che frequento questa comunità. Scusate l'emozione, magari tante cose che vorrei dire evito di dirle. Che dire, io vorrei raccontare un attimino, un po' in sintesi, la mia vita. Non è stata molto semplice, perché purtroppo vengo da una famiglia di genitori separati, e questa è una cosa che ti segna per tutta la vita. E
a partire di mia mano numero uno, a Vigio Aria. Così, così respiro un po'. Diciamo che sono contento perché sto vedendo la mia famiglia che sinceramente non pensavo che erano tutti qua questa sera, quindi do gloria a Dio per questo, perché vuol dire che sono venuti a raccogliere qualche messaggio, magari non da parte mia, da qualche fratello qua presente. Io sono cresciuto, come dicevo prima, da una famiglia di genitori separati e sono nato e cresciuto anche in un quartiere un pochettino che non poteva darmi una buona vita sicuramente, perché sono cresciuto nel quartiere di San Cristoforo e quindi senza genitori, un pochettino tra amicizie e ambienti non era molto facile per me, perché non c'era il papà che ti veniva magari a prendere, anzi avevo la mamma che un pochettino per il tempo che aveva cercava di dedicare il massimo sia lei che mia nonna. E questo gli sono grato a mia nonna che oggi non c'è più, però me la ricordo sempre che ce l'ho nel mio cuore. Io a distanza di tanti anni chiedevo sempre al Signore, Signore, ma perché tutti quanti hanno la famiglia riunita e io senza? C'è un motivo, non lo capivo. Ma il Signore non è che ti risponde direttamente, il Signore ti risponde perché è un Dio buono. Ti lascia vivere, ti lascia fare la sua esperienza. Con il tempo mi ha risposto. All'età di 18 anni ho conosciuto mia moglie, che per me è stata la mia prima vittoria, perché me l'ha mandata il Signore, perché ci siamo sposati e dopo 2 anni mia moglie si è risposata e io non comprendevo con chi, perché lei diceva che si era sposata con Cristo Gesù, ma io non riuscivo a comprendere questa gioia da dove che veniva, no? Perché questo amore così grande, quasi quasi anche più di me lo amava il Signore, ma sono contento così. Ma quindi ripeto, non riuscivo a capire un attimino perché era così felice, questa gioia, questa cosa, e io mettevo sempre tutti gli impedimenti di questo mondo. Quando sentivo che lei pregava o che voleva andare in una manifestazione, una cosa, cioè cercavo sempre di mettere il bastone sulle pietre, perché non volevo, perché non riuscivo a comprendere quello che lei, la gioia che lei sentiva. Una sera mi ricordo che qua a San Giorgio, invece, in una piazza, ci siamo fermati in una tenda evangelistica. Quante cose belle che fanno queste tende evangelistiche quando li vediamo sparsi un pochettino nelle città. Magari abbiamo paura di fermarci, però io mi sono fermato e mi sono salvato in quella tenda, perché quella sera il Signore mi ha toccato il cuore. Mi ha toccato il cuore ed è rimasto quel seme dentro di me, quel seme però che è un seme, è un fuoco che entra dentro di te, ma se tu non lo curi, se tu non lo alimenti, lo fai spegnere, smanisce. Però dentro di me, siccome mi ha toccato così profondamente quella volta il Signore, perché io ho ascoltato la parola di Dio che mi è rimasto dentro, voglio dire che sperimentare una cosa del genere non significa che vivere una vita da cristiano è tutto rose e fiori come sembra. Magari possono nascere tutti i problemi di questo mondo, però il Signore ti ha fatto una promessa. Il Signore quando promette e dà, se dà, dà il massimo. Non è come un uomo, ti do questo perché arrivo qua, perché te ne voglio dare di meno. Il Signore dà tutto se stesso, per come ha dato tutto per me e per voi. E questo lo sappiamo tutti quanti. Quella volta il Signore mi ha toccato, io ho avuto dei momenti che mi sono allontanato poi da Dio perché sono nate tante cose negative nella mia vita e quindi non avendo quella fede ferma non riuscivo. Ma circa 3 anni fa, e do gloria a Dio per questo, ho conosciuto questa comunità e qua ho avvertito veramente la presenza dello Spirito Santo su questa comunità. Infatti che oggi mi trovo qui sopra questo pulpito per la prima volta nella mia vita a parlare e voglio ringraziare Dio per quanti si usa, per il fratello Umberto, perché Dio si usa del fratello Umberto, si è usato nella mia vita perché frequento una classe di insegnamento dove questo mi ha portato oggi qui sopra a parlare con tutti voi, a testimoniare quello che io sento. Voglio ringraziare anche il fratello Acerito perché seguiamo anche un altro insegnamento a casa nostra
da qualche anno e mi ha aiutato tantissimo a comprendere molto di più la parola di Dio, perché io cercavo la perfezione prima di battezzarmi, però ho capito che perdevo solo tempo, perché perfetto non ci può essere mai. E quindi per questo io questa sera ho deciso di battezzarmi e di dare la mia vita al Signore, perché voglio vivere col Signore. Quindi fratelli, io lo dico veramente, io ho deciso. Io ho deciso. Che Dio vi benedica a tutti. Grazie per la tua testimonianza. Giuse, a te. Pace a tutti fratelli, io mi chiamo Giusi, in tanti di voi mi conoscono, da 3 anni che frequento qui. Quelli che mi conoscono bene sanno che io sono una persona che parla tanto, a volte anche un po' troppo, però in questi momenti non è semplice, anche perché c'è tutta la mia famiglia. E niente, volevo condividere con voi un po' della mia testimonianza. Allora, anch'io provengo da una famiglia di genitori separati. I miei genitori si sono separati dopo 30 anni di matrimonio. Per me non è stato facile vivere dentro in questa situazione. Sono nati tanti problemi nella mia persona. Sono cresciuta senza autostima, senza... non mi volevo bene. In tutto quello che cercavo di fare ero sempre incostante, sempre ribelle. Per me tutto era un fallimento. Poi crescendo iniziai ad uscire, a frequentare il mondo ed ero sempre alla ricerca di quell'amore che avevo avuto sempre di bisogno. Lo cercavo negli uomini, ma ho capito che fallivo sempre. Niente. Ora continuo. Accanto a me c'era un uomo importante. Quest'uomo era sempre vicino a me, mi proteggeva. Per me era quasi un Dio. Però anche lui era un uomo, con le sue fragilità, con le sue debolezze. Un giorno quando mio nonno morì, io nella mia stanza parlai con Dio, anche se ancora non lo conoscevo. E gli dissi: Signore, mandami un uomo che può colmare questo vuoto. Ma arrivò un uomo, ma io capii che nessun uomo può colmare dei vuoti se non Dio. Poi dopo un anno dalla scomparsa di mio nonno conobbi un uomo. Dopo 4 mesi di conoscenza andai a convivere con quest'uomo. Dopo anni iniziarono i problemi, come in tutte le coppie. Poi c'è la signora Mariella. Poi praticamente, come tutti i fine settimana, io sono fissata con i capelli, quindi mi andavo sempre a fare la piega dalla signora Mariella. La signora Mariella parlava di Dio con il mio ex compagno. Io non ascoltavo perché avevo la testa a tutt'altro. Poi per un periodo mi allontanai dalla signora Mariella, perché ci sono stati tanti impedimenti, ma io sentivo forte il bisogno di ritornare da lei, perché c'era qualcosa che mi diceva: devi andare dalla signora Mariella perché lei ti vuole bene. E niente, un sabato come abitualmente andai dalla signora Mariella. Lei mi vide distrutta,
e mi disse: perché non vieni in chiesa? Io quel giorno sentii una voce che mi disse: vieni a me, arrenditi a me. Quella voce era Gesù. Io iniziai a frequentare qui in chiesa. Da 3 anni che vengo qui. Tutto cambiò, tutto è cambiato. Io ho sentito forte qui la presenza di Dio. Dio ha iniziato a trasformarmi, a trasformare la mia persona. Ha iniziato a darmi autostima, autocontrollo, costanza. La costanza che non avevo mai avuto in niente. Ha iniziato a trasformare il dolore che provavo nel mio cuore in amore. Il lutto che c'è stato nella mia famiglia in gioia. E poi Dio mi ha fatto sentire forte il peso per il peccato, tant'è che mi ha dato la forza per lasciare la mia convivenza dopo 5 anni. Gesù mi ha parlato tante volte. Io ho la testa troppo dura comunque. Poi Maurizio e Melina, i miei capocellula, niente, si sono disperati dietro di me. Ma Gesù continuò a parlarmi talmente tante volte fino a quando io iniziai a pregare, a dirgli: Signore, dammi la forza per ubbidire alla tua voce, perché so che tu hai in serbo per me grandi cose. Voglio dire l'ultima cosa. Quindi mi sento di dirvi a tutte le sorelle che mi stanno ascoltando, i fratelli, le persone che sono qui per la prima volta o per le prime volte, volevo dirvi: non cercate l'amore negli uomini, cercatelo in Dio, perché Lui è il vero amore. Daniela. Pace a tutti. Mi manca il respiro. Allora, io sono Daniela, sono sposata con Daniele da 4 anni e mezzo. Fa ridere a tutti questa cosa. Ok. Allora, sono sposata 4 anni e mezzo. Diciamo che 4 anni fa già io e Daniele cercavamo Dio, però non eravamo in questa chiesa. Abbiamo frequentato per 4 anni e mezzo il cammino, perdonatemi, 2 anni il cammino neocatecumenale, dove ci hanno eletto responsabili. Però purtroppo, per quanto poteva essere positiva questa esperienza con i fratelli, diciamo spiritualmente non è stata granché. Perché non conoscevamo la parola di Dio, non conoscevo Dio, quindi giustamente non riuscivo a far conoscere Dio a una comunità di 50 persone. Un giorno, presa un po' dall'angoscia, ero in preghiera e ho chiesto a Dio: Signore, Tu mostrami qual è la verità, cosa devo fare. E così gli ho detto: Signore, Tu sei la via, la verità e la vita. Dimmi Tu cosa devo fare. E così, pochi minuti dopo, mia zia Maria mi ha mandato un messaggio dove mi diceva, so quello che stai passando, ti invito in un culto domenicale, ricordati che comunque Dio è la via, la verità e la vita. Questa cosa mi ha colpito molto e siamo venuti. Da 2 anni non sono più uscita da questa meravigliosa chiesa, dove posso dire che abbiamo conosciuto Dio. Sono successe tante cose in questi anni. 3 anni fa abbiamo... con mio marito cercavamo di avere un figlio,
però questo figlio non veniva. Grazie a questo, e posso dire grazie a Dio per questo, abbiamo scoperto che Daniele aveva un tumore, però tutto, gloria a Dio, è andato bene, non ha avuto bisogno di chemio e nient'altro, e questa cosa ci ha fatto conoscere veramente Dio, perché Dio non si mostra solo nelle cose belle, anzi, noi possiamo dire che nelle difficoltà il Signore ci ha dato quella pace che avevamo bisogno, e questo ci ha fatto crescere, ma tante volte l'angoscia, diciamo, gioca le sue carte, e molto spesso sono crollata, anche perché gli anni passavano e questo figlio non arrivava, e ti senti un po' una nullità, dici la mia casa è vuota, prendi il cane, ma per quando lo puoi amare, diciamo, non riempie le tue giornate. E così passavano gli anni, grazie a Dio Daniele si è ripreso, sta bene, e ci dicevano, guardate, stai bene anche tu, ma non siete compatibili. La medicina dice questo, che io e mio marito non siamo compatibili, purtroppo. Però la medicina dice una cosa e Dio ne dice un'altra, quindi il Signore è Dio dell'impossibile e noi ci crediamo a questo. Quindi un giorno nell'angoscia ho sfidato Dio e gli ho detto, Signore, se veramente mi ami come mi dici, dammi un segnale forte. Arrivo qui una domenica e c'è stato un appello dove una sorella si è avvicinata a me e ha pregato per me e mi ha detto, sappi che Dio non si è dimenticato delle sue promesse. Come ha dato ad Abramo la sua discendenza, la darà anche a te. Era un versetto che Dio mi aveva dato in un sogno l'1 maggio 2016. E Lorena me l'ha dato l'1 maggio 2017. E grazie a questo messaggio ho capito veramente che il Signore mi amava, diciamo, e voglio ringraziare anche perché ci ha messo Umberto come cellula, diciamo, a casa, che ci ha sopportato e ci ha supportato tutte e due, perché tante volte nello sconforto veramente ci ha dato quella forza, e oggi vi posso dire che con la gloria di Dio aspetto un bambino. E che, come ha detto il pastore Alfio, domenica metto, avete perseverato e la vostra fede vi ha ripagato. E quindi mi auguro veramente che soprattutto la mia famiglia che è qua possa conoscere veramente la grandezza di Dio. Dio ti benedica, che sicuramente non chiamerete Daniele, no. Appunto, Daniela, e lui è il marito, Daniele. Danilo, quanto chiamano sempre Daniele, mamma mia. Pace a tutti, mi chiamo Daniele, ho 28 anni, sono sposato, come ha detto Daniele, da 4 anni e mezzo. Niente, la mia vita prima era buia, diciamo che cercavo la luce ma non riuscivo a trovarla. Come ha detto mia moglie, siamo trovati in un cammino, frequentavamo questo cammino, però non trovavo, io non ci andavo con voglia in questa chiesa, anche se mi stimavano i fratelli, comunque mi sono trovato a fare responsabile, dove io praticamente non sapevo neanche cosa fosse la Bibbia, comunque. E vedevo i fratelli che comunque cercavano qualche parola di conforto, qualche cosa in maniera tale che loro potessero conoscere Dio, ma in realtà io Dio non lo conoscevo e non sapevo neanche di cosa stiamo parlando. Cercavo Dio ma non lo conoscevo completamente. Abbiamo deciso di lasciare e niente, quando ero piccolo andavo in una chiesa evangelica con il mio migliore amico e sicuramente il Signore mi ha lasciato un seme che oggi ha sbocciato. Devo dire che grazie alla famiglia di mia moglie siamo ritrovati in questa chiesa
dove praticamente abbiamo conosciuto il Signore e praticamente tutto è cambiato, perché cercavo la luce l'abbiamo trovata, dove praticamente era impossibile è stato possibile, e niente, gloria a Dio. Io ringrazio praticamente al Signore perché mi ha messo a fianco degli angeli, Umberto, i nostri parenti, la famiglia del mio migliore amico, che mi hanno parlato sempre del Signore, e oggi veramente con tutto il cuore io dico che l'unica cosa è il Signore, punto. Non c'è niente fuori, perché oggi se non c'è il Signore in una famiglia non c'è niente, non c'è amore, non c'è pazienza, non c'è niente, solo col Signore si può andare avanti. È vero, tutto è difficile, oggi è una salita, sempre di salita, però col Signore insieme è più facile, ce la faremo. E niente, gloria a Dio per questo. Volevo dire che praticamente qualche domenica fa mi sono trovato, sono entrato e ho detto: oggi non mi sento di andare avanti, e giusto mi sono trovato davanti al primo di tutti, dove praticamente un fratello di questa chiesa ha pregato per me e mi ha detto, si è sentito di dirmi da parte del Signore che da quel giorno non dovevo pensare più al passato, ai miei peccati, a tutto ciò che era avvenuto nella mia vita, ma da oggi in poi dovevo pensare al futuro, alla nuova vita, alla luce che mi stava per arrivare. Me ne sono andato alla chiesa che non sapevo che cosa voleva dire quella frase, perché ho detto, ma non riuscivo a capire, sono andato a casa, ho dormito e nella notte pensavo, niente. Nel frattempo comunque, grazie a Umberto, ho imparato a pregare, che secondo me oggi è l'unica arma in cui abbiamo e possiamo fidarci, è la preghiera. E ho scoperto quanto è importante la preghiera e ho iniziato a pregare con tutto il cuore, al lavoro, a casa, in macchina, mentre impastavo, mentre facevo di tutto, pregavo. E l'indomani praticamente è venuta mia moglie con un test di gravidanza dopo anni e mi ha detto che era incinta. Ma la cosa più scioccante, che a me, quando avevo quel test di gravidanza davanti, non era il fatto che lei era incinta, era il fatto che il Signore abbia ascoltato la mia preghiera, io sono riuscito a dialogare con il mio Signore. E tuttora tremo perché mi sembra una cosa surreale, ma è la verità, perché la preghiera è l'unica arma che abbiamo. Gloria a Dio, pace a tutti. Santina. Fa scantare. Pace a tutti. Io ho scritto la testimonianza perché sennò mi perdo e non dico niente. L'ho scritta questa notte. Mi chiamo Santina, sono sposata da 26 anni con Andrea, mio marito che è qua. Il Signore mi ha donato 4 splendidi figli, che provengo dalla Chiesa Cattolica, di cui ero un'assidua frequentatrice. In famiglia ho sempre cercato di essere presente e di affrontare tutte le difficoltà che via via si presentavano, sentendomi sempre in dovere di non tirarmi mai indietro. Ma negli ultimi anni, a causa di problemi familiari importanti, io sono arrivata alla soglia della disperazione più totale. L'angoscia stava prendendo il dominio sulla mia vita. Pregavo, ma mi sentivo come se Dio mi avesse abbandonato. Non trovavo più risposta alle mie preghiere. Nel frattempo sapevo che mia cognata frequentava la chiesa evangelica e da un po' di tempo uno dei miei figli non ne voleva sapere più di andare in chiesa. Quindi mi iniziò a venire in mente il pensiero di invogliarla a partecipare ad un culto. E casualmente, trovandomi a parlarne con mia cognata, mi ha confidato che lo stesso desiderio era entrato da un po' nel suo cuore. Io pensavo che ad avere bisogno di incontrare Dio fosse solo mio figlio, ma il Signore man mano mi ha fatto percepire che io dovevo pensare per me, che dovevo mettere da parte la mia religiosità e iniziare ad avere una relazione profonda con Dio. Da lì ho deciso di buttare via tutti gli oggetti, le immagini, i quadri, che mi facevano vivere senza rendermi conto una fede legata più alle superstizioni e alle tradizioni.
ho realizzato che sono una peccatrice, ma che non mi devo sentire in colpa, perché Gesù è morto sulla croce anche per me. E con il suo sangue mi ha salvato, per grazia. Che lui è sempre con me in ogni momento e che devo affidare a lui tutta la mia vita, mettere tutto nelle sue mani. Che il male esiste e che io nel nome di Gesù ho l'autorità di cacciarlo via. Oggi a distanza di 6 mesi ho potuto vedere tanti piccoli, grandi segni della presenza di Dio nella mia casa. Non è tutto risolto, ma io sono sicura che quando Dio inizia un'opera la porta a compimento. L'importante è non perdere la speranza e dirsi sempre ce la posso fare, perché con Dio tutto è possibile. Amen. Ringrazio Dio per tutti i fratelli e le sorelle che ci ha messo accanto e che ci hanno aiutato e sostenuto in questa crescita spirituale, che continuano ancora oggi a sostenerci. Benediciamo Dio con la nostra vita. Amen. Amen. Andrea. Una parola. Allora, prima di salire, avevo detto a Nicola, vedi che non voglio parlare. E ho detto vabbè, ci ha chiamato il pastore, dobbiamo stare agli ordini, no? Il capo della, vabbè, saliamo. Dopodiché ho detto se la potrò fare, vediamo, qualche cosa verrà fuori. Ho 10.000 cose da dire ma non me ne ricordo una, però il Signore mi ha detto una cosa sola, mi ha dato sta parola: affidati. Cioè, affidati. Cioè, io mi sento di affidarmi al Signore. E ha un periodo da quando è che frequentiamo questa chiesa, perché in passato noi proveniamo dalla religione cattolica, battezzati da piccolo, al solito, tutto il resto. Però abbiamo seguito diverse chiese, ma non siamo riusciti a sentire il Signore come lo stiamo sentendo qui. E come stiamo sentendo qui anche la vostra vicinanza, la vostra stare vicini, accogliere, che nella Chiesa Cattolica non c'è questo, c'è questa accoglienza, questo stare vicino a chi sta male, chi, cioè, si prega e poi si esce, ciao ciao e basta. Invece qui abbiamo trovato tanti fratelli, sorelle che sono stati vicini, il pastore, tutti i pastori, cioè vicini ai problemi che... Cioè, io dico che abbiamo problemi, ma penso che tutti abbiamo problemi nella vita, però cioè, qua in questa chiesa abbiamo trovato e abbiamo toccato Gesù e talmente l'abbiamo toccato che io oggi mi affido a Lui sempre. E infatti quando mi è arrivata la parola affidati, io oggi, anche se mio figlio esce con la bicicletta, dico: Signore, lo affido a te mio figlio. Prima gli dico: Rosario, stai attento, e poi lo affido a loro. Cioè, mio figlio col motorino, oppure, cioè, Enrico, stai attento, e poi dico: Signore, te lo affido a te. Scusatemi, sì. A mia figlia che è fuori, ovunque. Cioè, affidarsi al Signore ti dà una forza dentro che prima non avevo. Cioè, prima non avevo questa forza di... Mio figlio ritarda, va bene, l'ho affidato al Signore e vedo che tutto va bene. Non vuol dire che debba andare sempre bene la qualsiasi cosa, però affidiamoci al Signore. Che il Signore vi benedica. Dio ti benedica. Non è la religione che salva, nemmeno quella evangelica. Quello che salva è Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, e Lui vuole conquistare i nostri cuori, la nostra vita. Egli è il vivente, è creatore dei cieli e della terra. Ogni cosa è sotto il suo controllo. Questo fa la differenza. Angelo, ti abbiamo lasciato per ultimo. Saranno i primi. Amen. Sono Angelo Carlucci, per chi non mi conosce, insomma. Scusate l'emozione se perdo qualche parola. Prima di andarmene, controllate a terra e poi me la restituite, per piacere, mi fate questa cortesia. Allora,
La mia vita è stata caratterizzata da diversi eventi. Conobbi mia moglie nella fede evangelica. Quando ci sposammo, lei si battezzò. Io non ero mai stato in una chiesa evangelica. Il mio impatto, giustamente, abituato, sappiamo benissimo che c'è un predominio qui religioso, no? Quindi non è stato facile, assolutamente, per come era stato insegnato, abituato, è stato molto particolare come impatto. Sono andato in difficoltà perché chiaramente c'erano dei punti che io non condividevo, va bene. Detto questo, chiaramente non è stato facile perché i primi tempi con mia moglie sono stati difficili, c'erano discussioni, insomma, la mia chiesa è migliore della tua, eccetera, eccetera, come al solito. E ci sono stati qui due fratelli e sorella che sono stati nei catecumeni, io ci sono stato pure, va bene. Questo invito mi è stato fatto da una collega di lavoro, che così una persona grande che stava andando in pensione, mi chiese, insomma, mi vedeva scontento durante le ore lavorative, chiedendomi, io gli dissi: guarda, sai, c'è mia moglie, così mi desi quel bigliettino d'invito, dice: vedi un po' se vicina, sai, sono belle comunità, ti possono aiutare, forse ti risolvono il problema, eccetera. Io accettai e in primi tempi sinceramente ero felice, ero contento, ho incontrato anche persone doverose, per bene, ci mancherebbe, però chiaramente ero convinto che Dio mi stesse facendo giustizia su quello che io pensavo. In realtà non fu così, perché chiaramente lei doveva venire da me, io dovevo andare da lei, cioè c'erano sempre poi all'uscita in macchina sempre discussioni sempre più accese, si arrivò al punto che la decisione più drastica fu quella di non andare in nessun posto. Questo ci portò un attimino a distaccarci dal contesto cristiano, di comunità, chiamiamolo come vogliamo, e chiaramente cosa c'è al di fuori di questo, fratelli? Lo sappiamo. C'è una via che Gesù presenta in modo largo, dove molti entrano e sono coloro che arriveranno alla perdizione. Ci siamo? E abbiamo servito gli idoli di questo mondo, il denaro, il gioco d'azzardo, abbiamo servito queste cose, siamo stati costretti a vendere casa perché non si arrivava più a pagare il mutuo, siamo andati in affitto, siamo stati sfrattati, i soldi non bastavano mai perché giocavamo sempre, ed sono stati almeno 10 anni di terribile situazione in cui la mia vita pian piano più si andava e più era una discesa alle porte degli inferi in assoluto. E in questo stato, in questa visione, non c'è cosa più grave quando tua figlia ti chiede una magliettina, un qualcosa, e tu non gliela puoi comprare. È una cosa molto umiliante. Lo stipendio arrivava, in mezza giornata non c'era più, perché lo dovevo restituire a chi mi prestava i soldi. E oltre al discorso, al nostro, diciamo, dolore che c'era fra di noi, chiaramente, c'era anche l'indotto attorno a noi, cioè i nostri familiari, chiaramente, no? Che erano molto dispiaciuti. Prima di quest'estate arrivai a un punto di veramente, ero una persona spenta, ero una persona che non aveva più voglia di parlare con nessuno, e mi sono un attimino fermato a cercare di riflettere. Ero al lavoro, non stavo in disparte dai colleghi, non riuscivo a dialogare, insomma ero abbastanza silenzioso dentro di me, e mi ricordai che avevo qualche esperienza religiosa, mi ricordai che c'era un signore che mi poteva ascoltare. In maniera del tutto mi sono arreso a lui, ho chiesto: signore, gentilmente pensaci tu, perché io non so cosa devo fare, insomma, ecco. Passò un giorno, l'indomani ero seduto in pausa nel mio lavoro, stavo sempre da solo in disparte, accanto a me c'erano almeno 10 colleghi cosiddetti religiosi,
che nessuno si preoccupava di venire da me a mettermi una mano sulla spalla a dire qual è il problema, ti vedo scontento. Assolutamente. Era meglio parlare di calcio, di politica, ma non vedere un attimino una persona scontenta. Si presentò da me un fratello, ciao Michele, che mi parlò, mi riparlò del Signore, mi fece coraggio, mi portò in disparte, insomma, mi ha incoraggiato. Il Signore veramente lo ha guidato. Io in quel momento ho visto la gloria di Dio, perché il Signore mi sono ricordato che ancora mi voleva bene. Questa è una cosa meravigliosa, quando Lui mi ha parlato. E sono felice perché, ripeto, mai sono stato in chiesa 3-4 mesi di fila. Assolutamente, ho sempre goduto del mio libero arbitrio, della mia libertà, ho fatto sempre tutto quello che volevo, però oggi posso testimoniare una moglie che Dio mi ha dato, e la ringrazio, Signore, perché me l'ha data così, perché il Signore ha tracciato una strada ben precisa per la mia conversione. Ringrazio i miei figli che sono seduti qui, mentre prima erano da un'altra parte. Questo è un miracolo, è una grazia di Dio. È una grazia di Dio, assolutamente. E detto questo, ho perso il filo, pastore, se ce l'ha lei per caso, no. Allora, detto questo, ringrazio il Signore. Ecco, perfetto, ci sono. Allora, volevo spendere due parole sia per quelli che sono qui per la prima volta e sia per qualche amico che mi conosce. Dicevo che Gesù presenta due strade. C'è una strada larga che porta alla perdizione e molti sono coloro che la prenderanno. E c'è una strada stretta. Lui la presenta come una strada tortuosa e quindi non esente da problematiche, eccetera. Io ho perso il padre 15 giorni fa e posso dirti una cosa, che il Signore mi ha sostenuto. La meraviglia di questa strada stretta non è che il cristiano usufruisce che non ti arrivano i problemi ti arrivano, però a differenza della strada larga, nella strada stretta c'è la presenza di Dio, che è la cosa più importante e che ti dà coraggio giorno per giorno. Il Signore non è due volte l'anno, Natale e Pasqua, il Signore è ogni giorno. Ogni giorno si celebra il Signore, e questo è, lo posso testimoniare, è presente ogni giorno nel mio cuore. C'è tanto da fare ancora, ci mancherebbe, però questa è la mia testimonianza. Vi voglio bene, fratelli e sorelle. Amen. Dio vi benedica per la vostra testimonianza. Vorrei invitarvi. Faccio fare un po' di ginnastica. Vogliamo pregare per questi cari. Signore, abbiamo ascoltato che ognuno di questi cari ha avuto una testimonianza, una vita, un'esperienza diversa dall'altro, ma abbiamo visto una cosa in comune, che tutti hanno incontrato il tuo amore, la tua grazia e la tua presenza. Questa sera gli vogliamo raccomandare a te che tu ti possa prendere cura di loro, e per come tu hai promesso, chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato e godrà della tua vicinanza. Che la tua vicinanza e la tua presenza sia sempre con loro. Ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Se vi accomodate anche voi, il fratello Alessandro ci parlerà del Signore. Amen. Un grande privilegio stasera. L'ultima volta che ho predicato sono stati più di 6 mesi fa, prima che incorresse ad un problema di cui molti sanno, ma grazie a Dio oggi sono qui abbastanza in forze, sto riprendendo, ed è, non pensavo di dover parlare a così tante persone. È veramente emozionante, perché non perché parliamo, ma perché parliamo della parola di Dio.
ed essa ci emoziona. Voglio invitarvi a leggere un passo dalla parola di Dio, dal Vangelo di Matteo, capitolo 7, dal verso 24 al 29. Vangelo di Matteo, capitolo 7, dal verso 24. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sulla roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Stasera parecchi, qualcuno hanno detto proprio questo, la via del Signore non è facile, è una via stretta, tortuosa, ma è una via che porta in cielo. Gloria a Dio, quella è la cosa più importante. Qui Gesù, abbiamo letto il primo verso, dice: perciò chiunque ode queste parole e le mette in pratica, io lo paragonerò a qualcuno. Chiunque mette, ode le mie parole, queste parole le mette in pratica. Quale parole? Gesù aveva finito di, era questa la chiusura del famoso, chiamato famoso sermone sul monte, in cui Gesù aveva detto fra le cose fra le più belle veramente che un uomo possa ascoltare nella sua vita. Aveva parlato di cose meravigliose, aveva parlato sulle beatitudini, sul praticare la giustizia, la preghiera, il perdono, l'amore, la sincerità. Aveva detto delle cose meravigliose, aveva invitato gli uomini a vivere in un modo forte, in un modo potente, ma ovviamente sappiamo che queste cose non sono facili per gli uomini, anzi sono impossibili per l'uomo umanamente. Ma noi stasera vogliamo vedere colui che fa sì che questo possa accadere, possa verificarsi nella vita di ognuno. Avete ascoltato, per quanti siete nuovi, che questa, noi non, a meno che abbiamo fatto, che ha fatto un'esperienza col Signore, noi non seguiamo una religione, fosse pure essa evangelica. Noi seguiamo Gesù, noi abbiamo fatto un'esperienza con Dio. Ognuno di noi potrebbe raccontare come il Signore ci ha tolti dal peccato, ci ha tolti dai nostri grossi problemi, ci ha trasformati. Dio ci ha dato un cuore nuovo e stasera è questo quello che Dio vuole fare per ognuno di voi. Stasera voglio brevemente darvi un messaggio che anche è giusto, la festa è di questi cari e penso che è una parola che possa incoraggiarvi, accompagnarvi nei giorni del vostro cammino. Abbiamo quindi visto che Gesù dice: chiunque ode queste parole e le mette in pratica, io vi dirò a chi assomiglia. E Gesù dice che assomiglia a un uomo che ha edificato la sua casa e sulla roccia. Sono venuti le fiumane, i torrenti, i venti e questa casa non è caduta. Mentre l'uomo stolto ha edificato la sua casa sulla sabbia e questa casa è crollata. Gesù parlò prima della casa edificata sulla roccia e poi parlò della casa edificata sulla sabbia, perché molte delle persone lì presenti, Gesù dice, conosceva i cuori di ognuno, sapeva che molti di coloro presenti non erano disposti ad accettare le sue parole, quindi lasciò il messaggio enfatizzando all'ultimo purtroppo il lato negativo di tutta questa situazione. Io stasera voglio parlare prima della casa edificata sulla sabbia, il lato negativo, e poi quello positivo della casa edificata sulla roccia, perché credo che io stasera mi stia rivolgendo, scusate, particolarmente a persone che
hanno appunto edificato la propria vita sulla roccia, persone che stanno vivendo una vita con il Signore Gesù. E voglio dirvi come questa vita si deve svolgere e si può svolgere con il suo aiuto. Come ho detto prima, seguire il Signore non è una cosa semplice, anzi umanamente impossibile. Se per quanti conosco la parola di Dio, vi ricordate che un giorno andò a Gesù un uomo chiamato Nicodemo, che era un capo dei religiosi, un uomo che conosceva le scritture, un uomo che cercava di amare Dio, e cercò di presentare a Gesù la sua vita, presentandosi, facendosi vedere che lui era appunto un uomo per bene. Ma Gesù tagliò corto, cioè non girò attorno al problema, e gli disse: Nicodemo, io ti dico in verità che se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio. Quindi un uomo ha bisogno di fare un'esperienza che stravolge la sua vita, se non con le proprie forze non riuscirà mai a conoscere Dio. Se noi prendiamo nel Vangelo di Luca, viene riportato di nuovo la parabola, questi versi che Gesù disse, questa parabola della costruzione della casa sulla roccia, e lì leggiamo qualcosa, c'è un particolare in più. Lo leggo io. Dice: chiunque viene a me ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato e scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. Qui l'evangelista riporta questo particolare, che non solo l'uomo saggio ha scavato e ha edificato la casa sulla roccia, ma prima di fare tutto ciò ha scavato profondamente fino ad arrivare alla roccia. Quindi c'era della sabbia, c'era della terra in quella zona che doveva essere tolta. Sapete, nella vita dell'uomo c'è tanta sabbia, c'è tanta terra. Non basta scavare e togliere forse quella che sono materiale che di scarto, spazzatura, rifiuti, per poter costruire una casa. Magari pensiamo: vabbè, ma la terra è qualcosa di buono, può anche aiutare a sopportare un po' il peso della casa. Ma non è così, almeno non è così specialmente nella vita degli uomini. Nella vita di ogni uomo questa sabbia, questa terra rappresenta le proprie forze. È come se noi volessimo edificare questa casa spirituale sulle nostre forze, ma non reggerà. Sapete, Gesù dice che vennero i torrenti, i fiumi, la fiumana, tirarono i venti forti e quella casa cadde distrutta. Rovinò. Perché? Dice, perché non era edificata sulla roccia, era sulla sabbia. E quando arriva l'acqua, e oggi viviamo in tempi, no? In cui stiamo vedendo verificarsi questo, purtroppo, anche nelle nostre zone, in Italia, vediamo che quando arrivano le piogge, alluvioni, ormai le stagioni sono strane, arrivano delle bombe d'acqua, ormai così chiamate, queste grandi alluvioni che portano via tutto, addirittura a volte appunto anche le case del tutto. Quindi possiamo capire ancora di più il senso, quello che Gesù voleva dire. Ma se una casa è fondata sulla roccia, quello ha un senso molto diverso. Dov'è edificata la tua casa stasera? Questo forse è rivolto a chi siete qui per le prime volte, a chi non vi siete mai posto il problema di cosa significa la vostra vita, di dove state andando, di cosa avverrà dopo. Sapete,
non bisogna, non serve a niente fare come lo struzzo, sapete, no? Lo struzzo mette, vede il leone, mette la testa sotto la sabbia, dice non vedo più niente, ma quello non dovrà il fatto che il leone andrà di dietro e se lo mangerà. Quindi più saggio sarebbe per lo struzzo battere le ali, correre come sa fare e fuggire, mettersi in salvo. Quindi stasera, per quanti di voi non avete ancora fatto un'esperienza per il Signore, questo è il messaggio. Dio ti dice scava profondo, togli dalla tua vita tutto ciò che è sabbia, che è terra, che non serve a niente. Sapete, in mezzo alla terra si camuffa a volte anche, cioè sbriciolato un po' del materiale che non è neanche terra buona, ed è il peccato dell'uomo, l'orgoglio, l'arroganza. Queste cose si mischiano facilmente con la terra, non si vedono, ma queste cose non si amalgamano con una costruzione. Non puoi gettare del cemento su questo materiale perché tutto cadrà, ma l'uomo saggio ha scavato e scavato profondo. Stasera come avete scavato? Cari, io ho ascoltato le vostre testimonianze e sono fiducioso e credo, e avete detto che avete scavato profondo. Alcuni di voi avete aspettato degli anni per battezzarvi. Questo significa che avete voluto scavare profondo, togliere tutta quella che era sabbia, terra, essere certi che di non fare la cosa più brutta, penso, no? Per un uomo fare tanti sacrifici, costruire una casa e vederla dopo qualche mese forse crollare giù. Penso che, non so, io ho fatto questa esperienza, ma dovrebbe essere qualcosa di devastante. Quindi quello, l'incoraggiamento per voi stasera è proprio questo: Dio vi dà un invito a scavare profondo nella vostra vita, a porre un fondamento veramente grande. Dio ha iniziato un'opera buona in voi e la porterà a compimento per certo. Dio vi dà un fondamento che è la sua roccia. Sapete, leggevo che nel terremoto che c'è stato all'Aquila, no? Sapete, dove c'è stata una grande distruzione, c'è stato un luogo, una località in cui era proprio vicino all'epicentro, in cui sono andate distrutte molti edifici. Una di queste case non è caduta, sapete perché? Cioè che era addossata, proprio una parete posteriore era addossata alla roccia e a sua volta era costruita sulla roccia. Quella ha fatto sì che quella casa resistesse a quel grande terremoto. Fratelli, le stagioni arrivano e cambiano, e oggi ho detto che le stagioni sono strane, bizzarre, imprevedibili, non sono più come una volta, arrivano temporali che non ci aspettiamo. Cari, anche la vita dell'uomo è così, la nostra vita è così, la vostra vita sarà così. Non sappiamo quando arrivano, come arrivano, dove arrivano i problemi, ma arriveranno, statene certi, arriveranno. Ma come abbiamo ascoltato, una cosa è affrontarli senza Dio, e parlavo di questo, dicevo proprio questo, spesso lo dico, io non riesco a concepire, proprio la mia mente non riesce a immaginare come gli uomini, come le persone riescono a vivere in questo mondo senza Dio, come riescono a affrontare i problemi. Infatti tanti non li affrontano, tanti si tolgono pure la vita perché non riescono a dare un senso, una risposta a ciò che accade. Ma cari, con il Signore, anche se arriva la fiumana, sì, ci può essere una scossa, sì, possiamo sentire le mura quasi tremare, ma non crollerà, la vostra vita non crollerà, perché sarà edificata su Cristo Gesù. Io 6 mesi fa non pensavo di dover affondare una fiumana. In 6 mesi abbiamo avuto in famiglia una situazione, diverse situazioni gravi, una presso un'altra. Sapete, spesso non arrivano mai da sole, non arrivano mai da sole. Ma io ringrazio Dio stasera, non perché io sono più bravo, anzi, riconosco tutte le mie debolezze,
Ma quando mi sono convertito, ho detto: Signore, io voglio mettere il mio fondamento su di te, perché so che un giorno dovrò affrontare i problemi di questa vita, un giorno dovrò affrontare anche la morte, e io voglio essere sicuro, pronto, preparato. E Dio ci ha dato, mi ha dato e ha dato alla mia famiglia tanta forza. Grazie a Dio sono qui. Però sarei stato disposto, ero preparato a qualsiasi cosa, perché so dove ho messo il mio fondamento. La mia vita non finisce qui, la tua vita non finisce qui. I disegni di Dio sono grandi, ma ce n'è uno che è ancora più grande, che va alla fine della nostra vita, quando il Signore ci chiamerà. Andremo con il Signore. Nessuno ci toglierà la vita, Dio ci prenderà con sé. Noi siamo il frutto del suo amore, della sua grazia. Non so se stasera molti di voi avete mai pensato o sentito, realizzato questo nella vostra vita. Voi siete il frutto dell'amore di Dio. Molti pensano che siano il frutto della disgrazia di questa terra, pensano che siano nati in vano, per sbaglio, per soffrire. Stasera voglio dirvi che ognuno di noi è nato per essere un figlio di Dio, se solo riconosciamo ciò che Dio vuole fare nelle nostre vite. Dove stai fondando la tua vita? Se la tua vita è fondata sulla roccia, cari, vedrete la gloria di Dio. Vedrete i problemi arrivare ed andarsene. Passare sotto le fondamenta quasi e andare dall'altro lato. Vedrete la gloria di Dio. Vedrete in tutto quello, in tutti quei problemi, ci sarà un motivo per lodare Dio, per trovare vittoria, per poter testimoniare ad altri ed essere tramite per altri per trovare Gesù. Per questo arrivano le prove. Dio non permette le prove affinché ci inabissiamo, permette le prove affinché usciamo vincitori e altri vedano che Dio è con noi, che noi testimoniamo di un Dio vivente, meraviglioso. Siete preparati? Avete preparato il terreno per bene, per edificare la vostra casa? Stiamo edificando bene? Vedrete i frutti. Voglio concludere. Tempo è andato molto avanti, stasera vogliamo godere anche il patto di questi cari. Una delle mie esperienze, faccio sempre, molti lo sanno, mi piace camminare, arrampicarmi, andando su una delle colline dei Monti Rossi, proprio in alto, si sale in cima e c'è un costone di roccia, sempre lì, in cui quando tu cammini ovviamente non è come se camminassi su un pavimento o su un terreno liscio, è un costone di roccia, ma è sempre lì, saldo, sicuro. E oltre questo costone di roccia solitamente c'è altra terra. Le prime volte che ci andavo vedevo e camminavo su questa terra adiacente, pensavo che sotto ci fosse sempre il continuo di questa roccia che emergeva. Ma dopo, andando diverse volte, un giorno dove ci sono state grosse grandi piogge, mi sono accorto che salendo lassù quel costone di roccia era sempre lì, quello che emergeva, ma di lato il terreno era ceduto, praticamente la base si era abbastanza assottigliata, non era come pensavo. E se io mi fossi trovato in quel momento lassù, su quel terreno, sarei franato, mentre se fossi rimasto lì su quel costone sicuramente sarei rimasto saldo. Questo cosa significa? Dobbiamo stare attenti a volte, anche se edifichiamo la nostra casa sulla roccia, badiamo bene che man mano, perché il diavolo vuole fare questo lavoro, non vediamo dello spazio adiacente e vogliamo allargare le nostre case. Sapete, oggi no? Ci sono dei piani regolatori che concedono di allargare le proprie abitazioni. Stiamo attenti, perché non sappiamo dove andiamo ad allargare. Siamo sempre sicuri, certi, che siamo sulla roccia, se no quella parte là non solo crollerà quella, ma si porterà dappresso anche la casa fondata sulla roccia.
E ho detto, quella volta ho detto, quante cose imparo ogni volta che vado lì. Ho delle lezioni meravigliose, ho detto, Signore, quando vengo qui devo stare ben saldo qui. Le altre cose possono essere anche illusorie. Terra che poi oggi c'è, domani non c'è, ma quella roccia è sempre lì. Cristo sarà sempre lì, tutto passerà, come detto, passerà l'amore degli uomini, l'amore delle donne, passerà la ricchezza, passa la gioventù, passa la forza e il vigore, ma una cosa rimane, Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che stasera è qui per salvare anche te che ancora non conosci la sua grazia e il suo amore. E allora, cari, questa è l'eredità che Dio vi ha promesso e vi mantiene in serbo. Vi ha dato un progetto già approvato, vi ha dato una roccia su cui costruire, ma non solo. In realtà Lui sta costruendo le vostre vite, non siete voi, non siamo noi. Dio sta costruendo le vostre vite ed il materiale suo è perfetto. Non c'è problema che cemento che venga abbattuto di nuovo per essere riedificato. Dio usa del buon cemento, edifica una volta sola ed è sufficiente. Vi invito ad alzarvi in piedi. Questo è quello che Dio ha preparato per i suoi figli, una casa sulla roccia. E Gesù invece concluse con la casa fondata sulla sabbia. E stasera voglio dirti, ho voluto parlare dopo della casa sulla roccia, ma brevemente voglio riprendere la casa sulla sabbia, perché quello era il messaggio per questi cari, ma per te che ancora non hai edificato bene, per te che non conosci Dio, dove hai edificato la tua casa? Se stasera la tua casa non è edificata sulla roccia, se tu dici, ma è vero, ma cosa ne sarà di me un giorno? Cosa ne sarà di me? Cosa sta accadendo nella mia vita proprio in questi giorni? Sto vedendo che tutto sta traballando, tutto quello che pensavo essere solido sta cedendo. Allora io ti dico, rifletti a questa parola di Dio. E mentre ascoltiamo questo canto, ti invito a riflettere e andare a Gesù, perché Egli è potente da salvarti. Se la tua casa non è sulla roccia, non farò un invito a venire qui, ma se senti questo bisogno, che la tua casa sia edificata sulla roccia, Cristo Gesù, che Dio si faccia conoscere la tua vita.
ti invito ad alzare le tue mani in segno di resa a Dio, in segno che vuoi conoscere Dio, e Lui lo farà stasera, Lui lo farà. Se desideri accettare Gesù nel tuo cuore stasera, alza in alto la tua mano, io pregherò per te affinché Dio possa edificare la tua vita sulla roccia, una vita nuova come quella di Nicodemo, una vita che nasce dall'alto. Fondata sulla roccia, e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Re, il Signore dei Signori. Per quanti hanno ricevuto, Signore, nel proprio cuore questo desiderio, Signore, di vedere la loro vita trasformata, edificata su quella roccia, Signore, affinché non possa mai essere scossa. Signore, ti prego, Signore, rivela il tuo figliolo Cristo Gesù stasera nelle loro vite e fa che la tua salvezza giunga, Signore, dal cielo nelle loro vite. Trasformali, cambiali, Signore, dagli un inizio di una nuova vita. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Vogliate accomodarvi? Così iniziamo a battezzare questi cari fratelli. Sì, preso. Buona, calda è. Vogliamo iniziare con Davide. Tu ti devi mettere in un angolo. Dove metto tu? In ginocchio. Ma perché vi preoccupate? I russi ho visto che fanno un buco nel ghiaccio, li scendono in sacco. Davide, dichiari che Gesù Cristo è il Signore della tua vita e il tuo Salvatore? Sì. Per questa tua dichiarazione noi questa sera ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono un uomo. Allora, se vi accomodate potete vedere là, sono proiettati.
dovete gentilmente, dovete... Pantano, scusate, spostatevi, non si vede niente. Guardate là, potete guardare benissimo che sono proiettate. Angelo, dichiari tu che Gesù Cristo è il Signore della tua vita? Amen. Per questa tua dichiarazione di fede ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono un uomo nuovo, rinato sono. Silenzio. Bambini, silenzio, silenzio. Melita, credi tu nel nome di Gesù? Sì. Per questa tua fede noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ehi vive, Cristo vive ora in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Tenetevi per mano. Daniele e Daniela, Gesù Cristo è il Signore e Salvatore della vostra vita? Sì, lo è. Sì. Per questa vostra dichiarazione di fede vi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. La gioia che ho, il mondo non mi donò. Il mondo no, il mondo non mi donò. Ci siamo. Andrea e Santina, affidate questa sera le vostre vite a Gesù Cristo, quale vostro Signore e Salvatore delle vostre vite? Sì. Sì. Per questa vostra dichiarazione noi questa sera vi battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il sorriso che ho, il mondo non mi donò. Il mondo non mi
Giuse, tu credi che Gesù è morto ed è risorto? Sì, amen. Per questa tua confessione e fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io ho deciso, seguo Cristo, indietro no, non tornerò. Io ho deciso, seguo Cristo, indietro no, non tornerò. Guardo alla croce e lascio il mondo, indietro no, non tornerò. Guardo alla croce e lascio il Mario, dichiari che Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati ed è risorto? Sì. Per questa tua dichiarazione di fede ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La vittoria è nostra, la vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Satana è sconfitto, nel nome di Gesù. Chi può dire ciò che Dio può far? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome onnipotente tutto si muoverà. La vittoria è nostra, la vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Satana è sconfitto, nel nome di Gesù. Chi può dire ciò che Dio può far? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome onnipotente tutto si muoverà. Ed egli è re dei re, Signore dei re, Signore si chiama Gesù. Gesù, 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 sì, egli è il Signore, si chiama Gesù, Gesù, non temere più, e può rompere ogni lazzo e può dare la libertà, non c'è nulla che il Signore possa fare. Non c'è nulla che Dio non possa fare. Vogliamo ringraziarvi quanti siete venuti questa sera per assistere a questi battesimi, che Dio possa veramente non benedire ma strabenedire la vostra vita e la vostra famiglia. Noi vi vogliamo invitare, se volete, ci fa piacere, abbiamo una conferenza che inizierà il giorno 8, poi sabato e domenica verrà in questa occasione un pastore che si chiama Gennaro Chiocca, che sta portando avanti un'opera straordinaria. Assieme con la sua associazione hanno recuperato più di 104-105 ex prostitute, e lo avremo proprio qui nel nostro mezzo, che verrà per ministrare la parola.